Questo me lo dimentico sempre, l'audio che parte, insomma, quel piccolo pulsantino che c'è su Streamlab in cui parlo praticamente a voce a caso per mezz'ora finché qualcuno mi dice guarda Ciccio che non stai trasmettendo. Ciao a tutti ragazzi, ciao ciao ciao, buonasera, buonasera BitBoy, buonasera Contaden, Allegarrone, buonasera, sempre il primo, sempre insomma anche lui, manca ma il nostro accappatoio ca che mi manca, ciao Jalex11, ciao carissimi, benvenuti nella taverna di Edenend, nella calda taverna di Edenend, buonasera Mandarto88, buonasera Lord... Lord Antovirus... Buonasera Nume, buonasera Wolf Wolfotto, buonasera, ciao ragazzi, oggi siete anche in tantini. Live un pochino forse più corta del solito, anche perché sto da culo, ma... Sentite, eh, cerco il giovedì sera di, di stare un pochettino insieme. Allora, cari miei, questa sera di che cosa è che si parla? Mi sono fatto anche una piccola scalettina qua, perché oggi si parlerà di una cosa molto... Solleticante Non esiste come termine Però ci farà un pochino di solletico questa cosa Quindi di cosa è che si parlerà oggi? Il denaro Il dio denaro Hai presente quel goblin che viene là la sera E ti dice praticamente Schiacci Hey time is money friend Ha ragionissimo Soprattutto in World of Warcraft Time is money friend Mica tantissimo Perché se ti prendono 13 euro al mese Non sono molto molto amici insomma quindi si parlerà del, del tempo che è denaro del perché esistono appunto i server privati del perché non esiste un bilanciamento classi sempre riguardo al time is money friend del perché appunto delle classi op casuali del perché esistono i cilmeli e bla 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 perché appunto vengono cancellati in shadowlands o almeno nerfati insomma del perché ci sono i portali e via così via dicendo si sì, vormaker sono anche su nemesis Ora sto un attimo qui vicino alla fantastica Alleria per farvi notare una cosuccia, insomma. Quindi voi, naturalmente, ditemi come sempre se si sente bene. Ditemi se si sente da culo, che sistema un po' di, di impostazioni, Ditemi se i frame vanno un pochettino persi oppure se ci sono appunto tutti e 30 o 60 i frame, insomma. Aspetto voi, eh. Aspetto voi. ok lasciamo che youtube e, uh, e facebook diano la notifica ottimo si sente buono tutto bene ok se si sente bene allora posso anche partire live un pochettino più più easy stavolta eh? magari durerà un po' di meno eh, siccome non sono proprio al 100% e ho praticamente sempre la gola secchissima. Mm. Però a questo punto io direi che possiamo già iniziare perché? Perché sono qua che, che voglio chiedervi delle cose. Sono, voglio chiedere delle cose: voglio chiedervi. il tempo e denaro. Si parte con questo con questo presupposto. Perché sono qua vicino ad Lelia? Secondo voi? Vi faccio solo vedere una cosa, un piccolo spoiler di quello che vi, eh, vi dirò dopo, insomma, Schiaccio su Alleria, tempo di ricerca un giorno, stop, non vi dico altro, non vi dico altro, sapete già dove voglio andare a parare, però non vi dico altro. Andiamo un po' in ordine, fatto la scaletta, almeno che l'abbia fatta per qualcosa, insomma, il tempo e denaro. Allora, e 13 euro al mese, partiamo da quel bel presupposto di 13 euro al mese, 12,98 euro se non sbaglio. Secondo voi un, un videogioco di ormai 15-16 anni fa che chiede 15 euro al mese, naturalmente per la gestione server, per le nuove cose, le nuove feature che ti daranno, è tanto o poco per chi? Non per noi vecchi giocatori che ormai siamo abituati, ma per i nuovi giocatori, i nuovi giocatori che vogliono avvicinarsi all'MMORPG. Sapete tutti quanti che ci sono diversi MMORPG? Forse alcuni migliori, alcuni peggiori di Warcraft. Migliori non lo so, non ancora secondo me. Voi magari scrivetemi qua sotto nei commenti se conoscete degli MMORPG che vi hanno un pochettino staccato da World of Warcraft. Che sono riusciti a staccare da World of Warcraft almeno per un mesetto o due. E secondo voi uh, questi videogiochi praticamente che magari sono gratuiti, hanno qualcosa in più o in meno da dare a World of Warcraft, io parto naturalmente adesso con il mio discorsetto dicendo, eh, dicendovi un aneddoto insomma. E stavo prendendo per il culo un mio amico perché lui stava giocando a un pay to win, un solito gioco pay to win in cui più prendi roba, più spendi soldi, più ti potenzi, non vi dico il nome del gioco, e più naturalmente riesci a battere gli avversari ok perfetto ok io ho detto tu giochi a un pay to win ma fai schifo giochi a un pay to win ma ti rendi conto tu più paghi più sei forte va fra oh ti, ti refio o no lui mi ha risposto in questa maniera ok io gioco a un pay to win però tu giochi a un pay to play e lì infatti io sono stato ok ok Effettivamente io gioco a un pay to play, a un paga per giocare, un po' come l'abbonamento della Xbox, oppure non so se c'è anche per la Play, paga per giocare, me l'ha proprio messo in quel posto, quando mi ha detto, ah tu invece fai un pay to play, ma... fa un po' fotograttare, allora da lì ho detto, ok, bene, metto giù, volevo fare un altro video questa settimana, invece no. Vroom ha scritto un casino di cose sul pay, to, sul pay to play, sul nostro fantastico videogioco che noi praticamente spendiamo quante centinaia, alcuni anche migliaia di euro, per giocare praticamente a dei pixel che si muovono, magari ti tengono via da, ti, ti tolgono un po' di stress, magari ci riescono, però comunque è un pay to play. Chiedere 10 euro, eh, chiedere appunto 13 euro per... Per far giocare a un videogioco, eh, ti euro magari che sono mensili, va bene. C'è l'abbonamento live per la PlayStation oppure per l'Xbox, che anche lì ti chiede naturalmente i money. naturalmente, se tu sei un ragazzino e non puoi permetterti quei piccoli, quel piccolo anche 13 euro al mese non è tanto, però da piccolo, sinceramente. Eh, ma tutti i giochi sono pay to play, non solo off? Sì, 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 vero, vero, però. Tieni conto che noi siamo la PC Master Race? Eh, detta sinceramente, non credo che Twitch mi banni se noi siamo PC, possiamo giocare ai giochi in una maniera gratuita? No, io non lo faccio, mento spudoratamente. No, non lo faccio. A volte guardo un gioco se è perfetto, praticamente io me lo compro. Buona, altre volte invece, vi è mai capitato, tipo che ne so, quando eravate piccoli al liceo, di scaricarvi delle canzoni? Non pagare da iTunes, ma no, proprio di scaricarvi delle canzoni, no? Non si fa questa cosa. Eppure, siamo qua. E Penso, penso un po' che dopo un anno ho preso sei mesi di VOV e penso che per ora non mollo per un po'. Quindi la mia risposta è no. Ok, Warmaker. No, non hai trovato nessun MMORPG. Ragazzi, voi siete qua in chat, scrivetemi un VOV WoW killer. Un qualcuno, qualche videogioco MMORPG che riesca quasi a solclassare World of Warcraft. Secondo me non esiste. però. Mh, gusti, sono gusti, insomma. Secondo voi, eh, domandina che mi sono fatta appunto per i miei utenti, insomma. 13 euro al mese secondo voi è un prezzo eccessivo nel 2020, sapendo appunto che ci sono molti giochi adesso praticamente che sono gratuiti, l'unica cosa che compri sono le skin, ma molti giochi sono gratuiti ora, secondo voi è eccessivo? Per me eh, diciamo che 13 euro al mese potrebbe essere eccessivo per un ragazzino di 14 anni. 9,99 euro al mese no, ma 13 euro al mese... Si sente già qualcosina, sta sopra il decimo euro e quella cosa lì fa, secondo me, un po' grattare a chi vorrebbe, infatti, un po' come dire, rilassarsi. E andiamo appunto sul rilassarsi, uh, due motivi: qua, server privati. Ho scritto due motivi sui server privati perché io ci ho giocato. Voi, ragazzi, ci avete giocato i server privati. Se non, avete, se non ci state giocando non ci giocate nei server privati magari fatevi un giro anche se siete abbonati a WoW per vedere un po' cosa c'è dentro così quando ritornate in WoW siete a posto e dite ah che bene che si sta server privati ci sono per due motivi due ne ho elencati e secondo me sono due e basta uno l'espansione bella voglio rigiocare e rigiocare a Prato the Lich King o Vanilla o Burning Crusade o Pandaria o quello che è insomma Secondo, i soldi, i money. Time is money, friends. Esatto. Tanti magari diranno no, 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 io ci gioco solamente perché perché non voglio spendere 13 euro al mese, dai, 13 euro al mese, spendo, prendo una pizza, prendo un co... no. Lei ha appena detto, ti prendi una pizza, quindi sono 13 euro al mese che ti danno fastidio. Non è magari l'espansione, eh, ah, io gioco soltanto al, al vanilla nel serio privato vanilla. E eh, adesso che è uscito il Classic, perché non viene a, su World of Warcraft, adesso che è uscito il Classic. Non ti piace, o forse non c'hai voglia di spendere quei 13 euro al mese. Allora, ne ho provati diversi, visto che il genere mi piace, e nessuno pare di VOV, bravo, bravo fratello penso che non c'è un nome più bravo anche tu cioè anche tu nume l'hai provato e ti chiedo anche una cosa siccome l'hai provato sia tu eh, nume o magari qualcun altro non so se ti è mai capitato di trovare qualche gm che è letteralmente visibilmente overpowered e quindi si fa vedere gm oh ragazzi sono io il gm sono figo venite nella mia gilda perché io ne ho viste così eh Sarebbe bello un abbonamento a ore perché ad alcuni giocatori dà fastidio pagare 13 euro al mese e poi avere poco tempo per giocarlo. Punto che ho scritto esattamente qua. L'ho scritto proprio sempre sotto la sezione server privati. Metti che posso giocare solo un'ora al giorno. Io lavoro, un'altra persona lavora, tutti lavoriamo, c'è chi studia, c'è chi non ha tempo. Se sì, io devo pagare 13 euro al mese per giocare un'ora al giorno. Vuol dire che gioco 30 ore al mese. 30 ore al mese. E spendo 13 euro al mese. Eh, praticamente do euro per giocare. Eh, non ha neanche più senso così. Non, non va neanche bene, non va. Praticamente eh, tu puoi trovarmi la scusa. Io ci gioco nei server privati soltanto perché c'è un lato del checking. Nei server privati mi, mi trovavo bene. A parte i bug, glitch e altre cazzate varie, solamente perché potevo stare lì, non giocare per mesi, magari mesi, e magari tornare dentro e magari, che ne so, livellare un pochettino, trovarmi con qualcuno. Quello magari era il punto sinceramente buono che c'era nei in, in server privati. Buono e unico, insomma. Allora, leggiamo un po'. Si sì, provate gioco con la Wrath of the Rich King ogni tanto. Bravo, bravo. Forse, forse verrà fuori un Wrath of the Rich King come espansione, però non ne sono tanto sicuro. Ma è vero che i server privati sono illegali. Scusate la domanda, ma, il, eh, ma li conosco poco. Allora, Lord Anthony. Non riuscirò mai a leggere. Il tuo Lord Anto praticamente chiede, e magari rispondetegli voi. I server privati sono illegali? Io non ho coraggio di rispondere a questa cosa. Lord Antonius, bene. Uh, I server privati sono illegali secondo voi, ragazzi? La risposta sembra quasi ovvia, però neanche tantissimo, eh? Provate a rispondere voi. 13 euro di certo non è più un prezzo competitivo dato che siamo nell'era del free to play verissimo BitBoy verissimo ma a mio parere non c'è niente a livello di VOV, sia come contenuti che come lore fantastico amico mio pertanto è uno dei giochi a cui potete sperimentarsi ok sì potersi permettere un costo simile effettivamente i 13 euro al mese secondo me sono praticamente per i server server che devono stare pieni così solo che quando ho iniziato a parlare al mio amico dei server, che devono tenere posto i server, lui mi risponde, sì ma ciccio ma in LOL come fanno? Eh, in LOL vendono le skin, caro mio, e ci, ci sono persone che non spendono 13 euro al mese, ma anche 100, 200 e passa per le skin, quindi siamo sempre là insomma. Allora, server privati praticamente questa è questa la storia, Se, ditemi pure la vostra sui server privati, secondo me è così, non uh, ci andrei a giocare non solo per l'espansione, ma perché se, devo, se dovessi giocare soltanto un'ora al giorno, massimo due, non mi va di, di pagare 13 euro al mese per, eh, appunto, eh, spendere 30 ore, 40 ore al mese di, di gioco. Non ci sta. Secondo me sono illegali quelli che replicano una patch disponibile nell'originale. Esatto, esatto. Pensa, io non lo so, Ale Garrone, non lo so, caro, se... Ci sono ancora server, server privati eh, riguardo al vanilla, essendo venuto fuori il classic. Non lo so, intanto bevo. Allora, punto numero due: abbiamo passato i server privati. Un argomento bello piccante. Punto numero due: le quest. Time is money friend, perché si parla di quest, Passa il passaggio da una quest all'altra, voi spenderete, ho fatto un attimo, cercato un attimo in giro, circa il 60-70% del tempo a che voi perderete per andare da un punto all'altro per rispondere al vostro punto interrogativo, per rispondere alla vostra quest e il 60% del tempo è tanto non è gameplay non è gameplay quello è io che vado a correre per rispondere ad una quest questo fino a che non arrivi che ne so alla mount volante fino a che non arrivi alla mount volante del 310% di velocità in volo e questo è interessante perché, perché. mounts e mounts la bella cosa delle mounts. Che poi ci arriveremo questo qui, ci arriveremo forse un pochettino dopo. Su le mounts, allora avete presente i cimeli, i fantastici cimeli che ci danno praticamente qui. Che prendi che ne so a livello massimo, ti aumentano del 10% dell'esperienza. Qui c'è scritto proprio aumenta l'esperienza guadagnata del 10%, che io traduco in ti faccio guadagnare del tempo che vuol dire ti faccio guadagnare dei soldi, anzi non ti faccio perdere soldi. Quel 10% lì sono soldi reali, eh, ok prendetela tanto con le pinze, però è, è, è vero ragazzi, è vero, quel 10% lì sono soldi reali risparmiati. Adesso voi fate un calcolo di tutti quanti i cimeli che se non sbaglio fanno eh, 10%, eh, 20%, L'armano, 30%, 35%, gli anellini che io non ce l'ho neanche uno, non mi ricordo se davano qualcosa. L'esperienza, ok, del 5%, un 40% circa. Mettiamo 35%, un 35% in più del tuo tempo risparmiato. E questo qui è wow, è bestiale. È fenomenale, grazie Blizzard, grazie che ci fai risparmiare tutto questo tempo. Si può dire che ora è molto più facile livellare, sì. Una volta si arrivava a 60, 70, 80, e forse avevi comprato tutte le, mos le mosse e la mount volante base, esatto. Lì, infatti, il tempo volava. Quanti PG ti puoi livellare in un mese? Nel vanilla o nel classic? Mettiamo ormai PG quanti PG. In una settimana ormai qua arrivi al 120. Per fortuna, Blizzard 16 anni di gioco, grazie Mount. Sempre stando nei cimeli, la Blizzard ha detto: Ok, senti, velocizziamo un pochettino le cose. Perché secondo me le persone, eh, alle persone dà molto fastidio il fatto di spendere questi 13 euro al mese e andare, cioè camminare, camminare fino a livello 20. Cos'è che hanno fatto naturalmente? Se vuoi prendete x, uh, x cimeli alla fine avrete la, questa fantastica piccol, piccolina mo, mount che se non sbaglio ce l'avrete già a livello 1 quindi senza aspettare cose a livello 1 ce l'hai già hai già una mount fantastica con il 70 80% o 60% di velocità in più che ti sposta da una parte all'altra. Grazie Blizzard per averci fatto risparmiare anche questa volta qualche soldino dal nostro abbonamento. Perfetto. Questo qua, questo come dire, uh, questa cosa qua delle Mount dei cimeli, è stata fatta apposta per la noia. Una, una volta che una persona livella un, un PG, 2 PG, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 vai sul dodicesimo e via così la gente si stufa di livellare schiacci la quest clic 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 vai veloce oppure prendi una, un addon Azeroth autopilot che ti completa direttamente la quest senza dover perdere tempo nel schiacciare le cose Ad, eh, il, questo addon eh, Azeroth autopilot praticamente è molto bello cioè funziona da dio funziona ho capito che ti perdi la storia. Ma ciccio, dopo che mi sono livellato 20 pg, che me ne frega a me di ascoltarla, questo o meno, potessi io vabbè, andare subito al livello massimo e iniziare a fare qualcosa? Perché sappiamo tutti quanti che il livellaggio di per sé è una perdita di tempo. A meno che non ti giochi, che ne so, eh, non ti piace vedere i numerini che vanno sul tuo schermo. E dici wow, che bravo che sono in scada. Vedo che il mio damage matter è sempre un figo. Sì, esatto. Wall è un tutorial, è un tutorial esattamente così, è vero? è Praticamente un tutorial finché non arrivi a livello cap, arrivi a livello cap e finalmente inizia a giocare. Ho visto un video dove fanno una, una speedrun per arrivare, tipo a livello cap, era Pandaria se non mi ricordo. e Dove appunto andavano per il livello cap, ci hanno messo in questa speedrun Tre orette per arrivare al livello massimo No, tre o dieci ore, non mi ricordo Alla fine delle dieci ore Dicono, hola, ora iniziamo a giocare L'hanno proprio detto, ora iniziamo a giocare Tutta la fase di livellaggio Che mi occupa una settimana, due settimane Tre settimane, è tutto Un enorme tutorial Per arrivare alla parte finale in cui mi tocca Giocare, quindi ho perso tempo Ho perso soldi Soltanto perché dovevo livellare un personaggio Perché C'è la mount, è la la mount sullo schermo per risparmiare tempo risparmiamo soldi adesso ragazzi miei vediamo un altro importante fatto vediamo un attimino se riusciamo ad andare a stormwind oh qua andiamo nel bello eh qua siamo belli siamo bravi vi stuzzico un pochettino io Andiamo nella nostra fantastica casa d'aste. Vediamo se indovinate cosa sto per farvi vedere nella casa d'aste. Cos'è che sto per farvi vedere nella casa d'aste? Eh? Nessuno ci arriva. O magari aspetta un pochettino. Esatto, ragazzi, bravissimi, oggi siete ah, il gettone. Quanto sta adesso il gettone? 179.583 gold. Oh! Il gettone! Che bello, Blizzard. Bene, bene. Posso iniziare a giocare gratuitamente. La Blizzard non se l'aspettava, però, che i nerd che ci sono in World of Warcraft sono estremamente nerd. Non se l'aspettava la Blizzard. Ah, hanno semplificato anche i personaggi nel vanilla mentre rivelavi imparavi a usare i personaggi mentre ora hai quattro mosse e livellare un po' la noia. Diciamo che eh, se tu provi un ride nel vanilla e sei un mago hai due mosse. Due. Ora ce n'hai un po' di più. Il fatto che tu abbia più mosse nel vanilla sono solo più, più step per risparmiarti il mana. Parlando da mago, insomma. Non è vero che c'erano più spell, c'erano più cose, ma alcune cose erano inutili adesso sono più passive. Sì, appunto, il prezzo del coin. Date un'occhiata al prezzo del coin 179.583. Vi ricordate appena è uscito il gettone di World of Warcraft quanto costava? Vediamo chi se lo ricorda. Io non me lo ricordo, dovrei andarlo a vedere. Non, non, ho, non ci ho pensato, ma io non me lo ricordo, dovrei andarlo a vedere. Credo costasse sui. 400k quanto diavolo costava il gettone allora gettone uh, vov prezzo grafico graph allora allora se non sbaglio allora, con un prezzo minimo eh? 30.000 gold, 40.000. Eh, sì, circa il doppio o più del doppio. Insomma, se devo essere sincero, ho iniziato a giocare a VOV dalla inclusione, anch'io. Ma ora se devo giocare a VOV tra il classico e l'ultima espansione, preferisco l'ultima, dato che anche se hai meno tempo a di disposizione, entri, ti fai un ride finder e qualcuno boss. Sì, lo so. Cioè, il ride finder è... è la mana dal cielo. C'è forse un videogioco che sta per uscire, MMORPG, senza Ride Finder? E sarà veramente da divertirsi a vedere quei piccoli ragazzi. Ehi, scusami, puoi portarmi in Ride? No, fai schifo, non sei un mago. Allora, ho letto un attimo in internet, c'è scritto dai 40.000, 50.000, 30.000 come prezzo di partenza. Allora la blizzard ha fatto questo ha fatto la, mettiamo, la gente si lamenta la gente si lamenta tantissimo che noi praticamente eh, facciamo pagare 13 euro al mese cosa facciamo mettiamogli un bel gettone facciamoglielo pagare tanto così farmano un bel po e poi naturalmente entrano cara blizzard a quanto pare non ci giochi tu al tuo gioco perché, cara Blizzard, devi sapere una cosa: i nerd sfigatissimi quali io sono, ma neanche troppo, che giocano a World of Warcraft, sai quanto farmano? Sai quanti gold hanno i nerd sfigatissimi del tuo gioco? Tanti. Ne hanno tanti. E indovinate un po' quanti mesi di gioco avete perso voi in World of Warcraft, voi sviluppatori, manager, bla, bla mettendo il gettone, quanti ne avete persi? Oh, ragazzi, c'è gente che ha milioni di gold, io no, io, raga, io quanti ne ho? Ne avrò un migliaio, oh, 26.000 in questo personaggio, ma figuriamoci, cioè, a me dei gold non me ne frega niente, figuriamoci, io non sono nemmeno uno che farma, poco mi importa. Gente però che ha milioni di gold, o forse anche arrivare a decine di milioni, in rarissimi casi, ma anche decine di milioni, Adesso prendo il cellulare e faccio un attimo un calcolino. Metti, mettiamo sul 1.500. 1.500. Diviso questo video costa, facciamo 200.000. Ok, una persona con un milione di gold 1.500 di gold può pagarsi circa 7 mesi. 7 mesi, che è tanto. È una perdita praticamente di 100 euro la persona quasi. Blizzard, che hai combinato? Come puoi rimediare a questo? Secondo voi com'è che ha rimediato la Blizzard subito dopo? Coincidenze, coincidenze, ma io non credo, non è una coincidenza. La Blizzard ha fatto questo: ha messo le mount grosse e belle. Le mount grosse e belle che costano. Prima 100.000, poi 200.000, poi il ragnetto che viene a costare 2 milioni e via così. Quanto costava il brontosauro, ragazzi, non mi ricordo. 3 milioni di gold? Non lo so, non lo so. E allora, Blizzard... Ah, bravo. Uh, Lord Anto, caro mio, ah, 5 milioni costava. Mamma mia, mamma mia, Blizzard, brava. Brava, hai fatto veramente un ottimo affare perché rubare quei 5 milioni a un giocatore è stata un'ottima forma. Sono praticamente 100 euro in più che quel giocatore ti dà. Brava. Ma è un caso secondo voi che prima mettono il gettone e poi mettono le mount costosissime? Ditemi, ditemelo voi, ragazzi. Ditemelo, ditemelo. È un caso. Ditemi se è un caso perché io non lo so. Potrebbe essere un caso. Magari dico solo stronzate. Potrebbe essere un caso, secondo voi? Secondo me è il caso non è un caso, ma figurati, ma figurati. Quelle mount costosissime sono, sono fatte apposta per: uh, ok, non hai più soldi per il gettone? Bene, vieni qua, vieni, vieni, e adesso paghi la mount. Adesso io sto pensando, secondo voi? Quanto sarà la mount costosissima in Shadowlands? 10 milioni di gold? Sono veramente così pazzi o così come dire. Bra esatto, bravi a pararsi il culo. Sono veramente così bravi? Sto aspettando la mount costosa di Shadowlands. Secondo me si aggira sempre sui 5 milioni o anche 7 milioni. Ah, hanno, hanno sbagliato. Sapete dov'è che hanno sbagliato? I ciccini qua, belli nostri. In uh, Warlords of Drenor, scusate, Warlords of Drenor. Il Garrison dava milioni di gold. Tu stavi là a farmare il Garrison, sganciava gold. Gold sganci, tu metti il gettone di vov. Vav, te lo sei pigliato in quel posto. Non si fa, Blizzard devi stare più attenta alle tue finanze. Se no, fai brutte figure. Allora. Dopo aver parlato delle fantastiche eh, mount costosissime, ora volevo parlare appunto del, del ride. Il ride settimanale. Secondo voi, ragazzi, con... dov'è che, sto... che voglio andare a parlare adesso? Ride settimanale. Di cos'è che voglio parlare? Eh? Ditemelo voi, io, io sto qua fermo. Ditemi se io parlo di ride settimanale, secondo voi dove dov'è che voglio andare a parlare Mentre scrivete, sono qua che vi dico. Dopo mi sa che chiamo mio amico e gli chiedo gli chiedo una, una bella cosa, sempre riguardo a queste cose qua appunto. E secondo lui, se gli piace o meno, eh, oppure se se ne è accorto almeno del fatto del gettone e poi la costosissima. Vediamo se riesco a chiamarlo per WhatsApp ora. Diamo un po' Ora, pronto, carissimo. ciao, caro. Ah, sì, sì, allora ti sento bene. Allora, loro non so se, si, se ti sentono, ma sei in, in live. E volevo chiederti una cosa. Volevo chiederti, Dimmi pure! ciao a tutti, in ogni caso, ciao. Allora, secondo te, proprio due minutini. Secondo te, il fatto che eh, un player, un giocatore praticamente guadagna milioni di gold, ok? Tieni conto di questo. Sì. Poi eh, la Blizzard mette il gettone di gioco a 30-40k, 30, ok? Sì. E quindi praticamente la Blizzard perde soldini, insomma. E, e cos'è che fa? Secondo me, cos'è che fa? inventa dopo guarda a caso guarda a caso e inventa le mount costosissime secondo te è una cosa un caso oppure dici che c'è sotto qualcosa allora eh, non è un caso assolutamente Il, le mount costosissime ci sono sempre state solo che ovviamente il guadagno cambia da espansione a espansione. Eh, questa World of Draenor è sicuramente una delle espansioni in cui è più facile fare soldi, fare tanti soldi rispetto alle altre. Quindi ovviamente il costo delle cose di valore subisce un aumento. Ovviamente come accade nel mercato normale, come appunto accade per il sensore wow eh, se è una domanda elevata via così sappiamo che il sensore aumenta eh, e via dicendo anche perché vale comunque soldi in quel sensore togli il viva voce togli il viva voce così si, si sente meglio si so che sei in macchina ma togli viva voce se fai un incidente sono cavoli tuoi bene. ora mi senti così ora ti sento perfettamente ora bene bene allora dicevamo che ehm... <coughs> come sappiamo appunto, anche il gettone cambia in base alla quantità acquistata e via dicendo in questo caso vediamo un cambio del valore delle mount quindi una mount costosissima prima era forse il ragno mi sembra di ricordare esatto il ragno se non sbaglio il ragno stava sui 1 milione o 2 milioni ragazzi correggetemi ma secondo me sul 2 milioni stava e lo potevi Solo se avevi un certo tot di mano, però lì siamo già in eh, Legion. Ok, quindi l'espansione scorsa era il ragno, giusto? Sì, ok. Prima del ragno, eh, le mount costos costose. Erano, se non erro a VTLK, c'era cioè il mammut. Che Esatto, aveva 50k, sì. ma 50k su VTLK erano tanti. Ora, se questo tipo se togliesse le palle, lo sorpasserei. Eh, erano tanti, come magari erano 100k tanti su uh, Cataclysm quando misero le mount le moto. Esatto. Quindi diciamo che effettivamente, siccome c'è un guadagno molto alto da parte dei giocatori, che comunque, certo, rischiano di comprare anche troppi, perché ovviamente devono mettere in conto anche questo, che comprare troppi gettoni in gioco, se fai tanti soldi, è poco proficuo per loro. E quindi, però, però aspettate, costosissime. Però, appunto, eh, se io compro tantissimi gettoni... La, uh, la WOV, la Blizzard ci perde di guadagno, prima ho fatto un piccolo calcolino: che se uno tipo ha 7, mili ha, non 7 milioni, ha tipo un milione e mezzo di gold, risparmia fino sì, a 100 sì. euro in mesi di World of Warcraft. Sì. Allora, conta che ehm, la Blizzard è arrivata secondo me anche con Warcraft. A un punto in cui eh, non ha bisogno dell'entrata dell'abbonamento, l'entrata dell'abbonamento gli serve. Vi fa comodissimo, ma tra virgolette riescono a vivere anche senza, altrimenti non avrebbero messo il gettone wow. Questo perché? Perché sono riusciti a far entrare soldi in altro modo. Vedi, le mount ti portano magari chi non ha voglia di farmare a comprare il gettone wow e quindi a far entrare soldi per tot persone che si comprano il gettone e risparmiano mesi. Ce ne sono tante altre lo comprano in euro o in dollari o la moneta valente per avere soldi in gioco quindi è ovviamente sia una strategia di marketing mettere delle cose come le mount esatto. costosissime come altri giochi magari hanno le skin o cose del genere anche la blizzard mette le mount in, che costano soldi come mette magari alcune, hanno messo gli elmi che costavano soldi che erano delle skin, dei Trasmog. quindi è Certamente è una opera di marketing che li porta a ridurre diciamo, la perdita del gigabyte, ma da un certo punto di vista comunque si regola. Quello che ti dicevo io è che appunto tramite queste cose loro potrebbero anche non permettersi di avere un abbonamento, potrebbero anche toglierlo, però finché la gente lo paga e nessuno si lamenta, cioè, paio... beh, beh, beh. Perché toglierlo? Beh, allora ti, chiedo, ti dico, allora ti chiedo una cosa che avevo appunto parlato prima un attimino, e tu hai mai giocato in serie privati, o almeno, o almeno ci hai messo piede? Sì, sì, io ho iniziato nei server privati. Eh, secondo te, perché eh, secondo me, praticamente, la gente che va nei serie privati eh, mi dice tutta quanta, eh, io vado nei serie privati perché così gioco a Lato The Lich King, gioco a Vanilla, e bla bla bla. E una volta uscito il Classic, naturalmente eh, hanno continuato a, a giocare nei server privati <ride> e io ho detto secondo me è solo questione di soldi solo questione di soldi certo no è solo, è solo una questione di soldi io ho giocato nei server privati vabbè perché ho iniziato lì avevo il mio gruppo di amici lì e quindi ovviamente continuavo a stare lì anche perché poi all'inizio credevo che fossero server ufficiali quindi figurati vabbè ah no, ok eh, però poi, quando i miei amici si sono spostati sui server ufficiali, io comunque avevo il mio gruppo, le, la mia gilda, tutto quanto, sempre su quel server e non volevo scostarmi e dicevo: Non voglio neanche pagare per un gioco. Poi mi sono ritrovato a shoppare nei server privati e uh. allora ho detto: Vabbè, ma guarda, che forse sono un coglione e mi conviene passare all'offi? E così ho fatto. Ma assolutamente è solo un ragionamento di soldi, ma anche un ragionamento stupido di soldi perché. È un gioco che non costa praticamente nulla perché poi io prendo l'abbonamento su Instant Gaming, eh, eh, poi magari lascerò anche qui le link di affiliazione, eccetera, immagine così <ride> facendo pubblicità. Eh, <ride> su Instant Gaming pago 20 euro due mesi. Sì, cioè, va bene. 20 euro due mesi? Beh, sì. è, è Nulla ragazzi. Piuttosto che 24 <ride> euro con... non sì. mi ricordo, sì, va bene, ok, ci sta, ci sta. Pubblicità a sì, parte è... comunque è quello il succo <ride> del discorso. È quello il succo del discorso infatti. Sì, La gente sì, non vogliono spendere come se stessero spendendo chissà che. Poi appunto magari buttano soldi in mille altri modi Cioè ragazzi basta solo che vi prendete due spritz in più quando uscite avete già pagato due mesi di wow. Eh, okay. cioè, in quel momento non ci pensate. Vedi così? Certo è meglio prendersi due spritz che giocare che stare chiusi in casa, certo che sì. Però farla una questione di soldi che costa troppo. Veramente sembra così fare una questione morale. Cazzo, l'altro giorno ho sciopato 80 euro su Airston così a casa perché sono le espansioni. Eh secondo me, Erston, non so voi ragazzi cosa dite, però secondo me Airston fa guadagnare tantissimo la Blizzard, forse anche non se ne vedono da anni secondo, ma, ma, ma questo è proprio un è un gioco di come si chiama è un gioco d'azzardo la finestone quindi sì, sì. A, a parte oh, è -y. -y. a parte spagnolato come free to play quindi comunque le spese che ci stanno dietro comunque sono anche poche perché comunque i sì, game designer vi dicono di pagare tutto quanto però hanno degli introiti soprattutto dal gioco in sé e poi appunto mettono questi pacchetti da shop perché vabbè ogni tre mesi la gente è... Paga un casino e comunque è seguitissimo. Quindi c'è tanta gente che ci gioca, c'è tantissima gente che compra e ci sono bando ogni due per due, che tra una cosa e l'altra si è anche costretto. Pensate che la penultima espansione hanno fatto uscire delle carte di una potenza illegale, e quindi ovviamente cioè, il bundle l'hanno sciopato tutti. Tempo una settimana tutte nerfate. È lì, è, lì, infatti, era un altro, un altro aspetto che mh, volevo dire, appunto, di World of Warcraft sul fatto delle classi che non sono bilanciate. Appunto, adesso, infatti, un attimo ti, ti metterò giù poi il seguente in differita. Di e ti dico anche una cosa: una, un aneddoto che ho sentito all'inizio, dove io avevo sentito un ragazzo praticamente, l'ho preso per il culo, gli ho detto, Eh, tu giochi a un gioco pay to win, il solito pay to win del cavolo che più tu spendi più sei forte insomma ma Warcraft no e lui mi ha risposto Sì, ma tu giochi a un pay to play uh, eh, il tuo hai detto a lui che giocava a un pay to win Sì, lui ha risposto che giochi a un pay to play è un pay to play non ha, tutti i torti. Eh, non ha tutti i torti non ha tutti i torti ma io dico Warcraft è un gioco che ti dà dei servizi e eh, io ho quei servizi sono felice, E io quei servizi sono felicissimo di pagarli perché comunque ti dà un'assistenza che trovi difficilmente in altri giochi. Che, che se ne voglia dire? Il gioco di tanto in tanto si ritrova dei bug, delle cose da sistemare, ma comunque hai un'assistenza personale di dietro abbastanza buona e in ogni caso appunto stai pagando delle cose cioè per il controcoglioni coglioni ori no beh pensa, tieni conto che io praticamente i 13 euro al mese li do volentieri perché non esiste un videogioco MMORPG migliore di Warcraft non esiste a me piace questo esatto. e quindi figurati è una cosa che paghi con piacere perché è una cosa che ti dà soddisfazione cioè comunque è un gioco che va è un gioco che va bene quindi ti stanno chiedendo un abbonamento per dei servizi, perché un abbonamento serve anche per ripagare quei servizi e via, e quel gioco merita. Molto meglio che pagarsi 80 euro ogni anno per comprarsi FIFA, che è un gioco di merda, <ride> e... e via. Tutti, tutti i giochi sono pay-to-play, solo che in uno paghi abbonamento e poi l'espansione ogni volta. Ma li vale tutti quei bisogni, Assolutamente. Buona, buona. Ti metto giù dagli sì. ultimi dieci minuti e poi sì. finisco. Sì, sì, Tanto saluto sì. a tutti pure e a tutti quanti. Ciao a tutti ragazzi, spero giovedì prossimo di esserci se no Damian mi uccide. Certo e... che ti uccido. E niente. Ciao caro. Salve. Ciao bello. Grazie, grazie. ciao bello, Ciao bello, eh, insomma, infatti anche lui eh, immaginavo, la, la pensa esattamente così. Stavo parlando appunto del uh, gli ultimi almeno dieci minuti. Stavo parlando appunto delle classi. Eh, le persone anche nell'altra live mi hanno appunto detto: eh, noi cos'è che vorremmo? Eh noi vorremmo tanto che le classi fossero equilibrate. È qui che sta il bello. Secondo voi, con tutti i game designer che hanno dentro la Blizzard, in 15-16 anni di gioco non sarebbero veramente in grado di fare le classi equilibrate? Sul serio, pens veramente pensate a questo? Che non sono incapaci a farlo? O forse che mettono apposta... Mm, mettiamola così, dai! Certe classi più forti una volta, più deboli un'altra per spingerti a livellare. Quindi, se tu livelli, magari spendi un gettone in più o spendi quei 13 euro in più che la Blizzard fa comodo. Veramente, voi pensate che sia soltanto questione di bilanciare le classi perché Blizzard non lo fa? Alzo sempre le mani. Appunto, prima stavamo parlando di, di ride anche settimanali eh. quindi mi ha detto tempo perso c'è cioè, Newmarket che ha detto tempo perso ad aspettare eh, Sì, il tempo perso ad aspettare quindi per secondo me Blizzard ci c'ha eh, a me non, non piace aspettare ok eh, non mi piace aspettare eh, se tu divertimento per te è uguale ad aspettare non ci siamo. Qui c'è scritto appunto, come vi ho fatto vedere prima, un giorno, tempo di ricerca, un giorno. Vi ricordate anche nelle, nelle altre Garrison che il tempo di ricerca magari alcune volte era di una settimana anche? Oppure se volevo cambiare qualcosina, appunto, devo aspettare una settimana intera perché si facesse. A questo punto, facciamo così. Io magari farmo tantissimo, ma farmo, farmo, farmo. Ho queste, ho il. Um, come dire. Non il denaro, ma il materiale per il tuo Achieve, per il tuo Obiettivo e lo spendo, ok? Magari mi ci vorrà del tempo, ma almeno lo gioco, non sto lì ad aspettare. Esatto, 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 Franci, per non parlare delle reputazioni. Le reputazioni, raga, ah, mamma mia, le, non ho neanche scritto nella scaletta, Franci non è anche scritto nella scaletta eppure ci starebbe tantissimo parlare delle reputazioni perché le reputazioni ti tolgono via il male ti tolgono via e se solo io volessi volare metti che devo volare in una zona vi ricordate uh, Najatar che, no, che non sbaglio che non sbaglio che non sbaglio sei Najatar Ricordate quanto era simpatico livellare, portare sulla reputazione a Nice, era pieno, tutto pieno di colline che da una parte all'altra mostri elite che ti massacrano? Quanto era divertente farmare una reputazione per ottenere la mount di volo, per farci risparmiare tempo, per farci risparmiare soldi. Tutto collegato. Bene, insomma ci sarebbe da parlare. Altra mezz'ora, ma alla fine oh, stasera insomma ci siamo abbastanza divertiti. 4 settimane per fare l'impresa gloria dell'inclusione dell'anima di drago. <ride> ma siamo seri, lo so, Nium, è così. Quattro settimane, 13 euro, Ti chiedo, a, a sto punto. A sto punto, Blizzard, fai una cosa bella. Vuoi guadagnare soldi? Mi chiedi praticamente 13 euro oppure 10 euro per una reputazione al massimo. Vai! Piuttosto che perdere tempo e perdere tempo stare fermo così ad aspettare piuttosto che perdere tempo ti pago volentieri 10 euro, 10 euro magari no però 5 euro giuro, giuro che te li sgancio volentieri piuttosto piuttosto che far mare set, due settimane tre settimane 10 euro te li do volentieri volete guadagnare qualcosina in più Blizzard su dai allora abbiamo parlato un po' di tutto insomma c'è Tone Evolve Mount ma diciamo che stasera abbiamo fatto un po' schifo insieme a meno so che siete appunto d'accordo con me su questa storia del, uh, dei gold, del money grabber, della. come la chiamavo mio amico? La cash cow della Blizzard, insomma. La vacca dalle uova d'oro, anche se le vacche non fanno le uova, vabbè. Sono stanco. Basta. Questa sera abbiamo fatto, mi, mi è piaciuto un casino, avete interagito in tanti. Sì, prima o poi metterò il tasto del subscribe, solo che non ho idea di come si faccia in Twitch, ma magari per la prossima live la metto. E grazie per avermi fatto compagnia anche stasera. E vedo che le 22 va benissimo come orario, se vi va bene lo, lo facciamo anche tutte quante le altre sere. Ho visto che alla fine il, eh, il sondaggio che avevo fatto su Facebook, tutti quanti, almeno la maggior parte, hanno optato per le 22, quindi... <ride> per il tasto devi aspettare una settimana esatto però, però almeno non ti chiedo, non ti chiedo soldi eh. non ti chiedo soldi per fare queste cose quindi, quindi sono abbastanza free to play insomma buon raga oggi ci siamo divertiti se volete fare le ultime domandine le ultime cosette tanto per stare altri 5 minuti insieme ma tanto... Io tutte le robe che devo dire le ho dette. L ho finito oggi stasera. Devo assolutamente prendermi un occhi perché ormai vado per i 30 e quindi sto invecchiando. Le mie articolazioni iniziano a fare crick-crock. Ah, bene, questo. Possiamo anche disconnettere. siamo a posto buona raga e il prossimo argomento prossimo argomento prossimo argomento boh. io sono qua solo per parlare mi piace soltanto farmi una bella chiacchierata in verità saprei il prossimo argomento però eh, senti è, è bello saperlo magari il giorno prima o, la, o il giorno stesso Ma invece magari no forse dovrei fare il post magari il giorno prima però devo un attimo ancora abituarmi a questo, a questo ambaradan insomma, non sono ancora bravo nel fare le live. Quindi. Ma nessuno che chiede come mai questa è. No, no, sto un po', sto, diciamo, sono ancora vivo. Ogni giorno è regalato. Come dicevano i vecchi, mamma mia, che brutto da dire, si tira avanti. Allora, no, il prossimo argomento sarà interessante. Se volete, vi faccio un'anteprima e si parlerà di quello che è bello, di quello che è divertente, di cosa mi spinge a giocare. È tanto messa là e non vi dirò mai di cosa sarà il prossimo argomento perché sarà tutto quanto. Un po', come dire, una sorpresa. E come ogni sera io vi dico, ragazzi, tenetevi pronti perché ci sarà fra poco un incontro in live. Sempre, sempre, se, se c'è qualcuno disposto a fare l'incontro. Avevo in mente anche, se a voi eh, non darà fastidio, allora i loro in live sicuramente. Ma guarda, in Shadowlands, io ho già detto, eh, livellerò con voi, praticamente lo faccio anche vedere. Mi sto tirando su un paladino. Che è il primo paladino dopo 10 paladini che ho provato. Questo qui è l'unico paladino che piano piano mi sto tirando su. Piano piano. Perché il paladino non mi è mai piaciuto come classe l'ho provato un pochettino adesso dopo 5-6 anni che non lo giocavo ho detto oh, che è carino, belle animazioni eh, mi dà un, quel senso ogni volta che faccio la mia tra virgolette, final mi dà un bel senso di soddisfazione e poi il critico del paladino è qualcosa che non esiste né in cielo né in terra e vedere come dire il bel numero giallo grosso sullo schermo credo che sia il sogno di ogni giocatore di MMORPG e in live cos'è che farò tutta Shadowlands con, con il paladino praticamente libererò tutta Shadowlands leggendo tutte le quest di Shadowlands e cercando di capire tutta quanta la storia in modo tale da essere estremamente proprio là così pieno e non, non solo una live settimana se no ci metto x magari più di una e magari non starci un'oretta ma magari starcene due o anche tre orette di seguito sì, non andrò mai a fare la pipì, però comunque. E, eh, è dalla prima live che ti aspettiamo. Eh. Io, sto, io sto prendendo persone già, già adesso. Più avanti che si va, più vedo persone che scrivono in chat. Più persone scrivono in chat, più magari alc alcune di quelle persone magari sono abbonate. Non hanno frizzato e si può trovare in game. Allora io vi chiedo una cosa, e magari scrivetemi nella cazzo di chat. Io avevo intenzione di fare delle sorte di, eh, almeno per partire, transmog competition senza fare chissà che cosa, se a voi piace l'argomento del transmog competition, che l'ho sempre desiderato a farlo, tantissime lo stanno facendo, sono qua che mi mangio le mani, ah volevo farlo prima io, e quindi eh, ormai che sono in live adesso, ho la mezza fibra online, no in verità è soltanto un modem 4G, però almeno... So, a voi andrebbe bene una bella Trasmon competition, vedere quanto facciamo schifo con i nostri bei vestituzzi? Se vi va bene, io la organizzo perché non vedo l'ora di farla. Mamma, non vedo l'ora di farla. Ditemi se vi va bene, eh? Allora sto, qua, sto qua un attimino, va a fare un po'... Mm. Guarda, bastano anche... 6-7 persone, no, non voglio tante perché già 5 sono pochi, però 6-7 persone sono già secondo me tantine da lavorare, magari anche con diverse Trasmog e già ci sta. Perché un Trasmog competition magari mh, scegliere un giorno diverso da un giovedì o magari un giovedì che se ne frega, farne uno così non ci starebbe male. Eh, vedere appunto quanto siamo bravi a... Ragazzi, sono un artista. Disegno mi piace, tatuo. E quindi queste cose qua mi, mi piacciono parecchio. Quando si gioca a Classic in Stream. Allora, eh, Classic in Stream si gioca, credo mai, perché mi è arrivato. Devo ricontrollare, mi è arrivato un avviso in cui c'è scritto: Ehi, riconnettiti a World of Warcraft. Fai il lavoramento di World of Warcraft di nuovo perché se no i, i tuoi personaggi si cancellano dal Classic. Non lo so se sia vero questa cosa. Però io l'ho ignorato. E non vorrei vedere il mio mago a livello 54, praticamente cancellato perché non ci gioco più. Se no, al classic. Non fate timide esatto. Buono così ti trollo. Eh, fate quello che volete. Tanto. E sono sicuro che magari ci sarà qualcuno che entrerà in live e cercherà di schiacciare sui miei achievement per vedere cosa faccio. Ma tanto ragazzi ve lo dico già, sono il player più casual che esista al mondo. Pensate che io mi sto messo a rigiocare a Dark Souls. Perché... Ah raga, ah raga, adesso io vi dico una cosa. Se esce l'MMRPG in stile Dark Souls, World of Warcraft è morto. Morto. Time is my friend, non importa. World of Warcraft è morto. Puoi chiedermi anche 15 euro al mese per un MMORPG in stile Dark Souls. Ma VOV è morto. Quello, Dark Souls, è l'unico gioco che mi tiene distante da World of Warcraft. Non ce ne sono altri. Almeno qualcosina c'è, però niente, ci sarebbe da vedere. Ok, ci sarebbe da vedere. Basta, basta, che la live ormai è finita. Noi ci vediamo giovedì prossimo, sempre alle 22. Cercherò di portare anche quest'altro mio amico. Ci metteremo d'accordo piano piano sul uh, come si chiama? Eh, sul Transmong Competition, se vi piace. Insomma, come argomento. E farlo un altro giorno rispetto al giovedì? Forse, però dovete dirmi anche voi perché non posso farlo il sabato sera oppure il venerdì sera. La gente esce, la gente piuttosto. Magari un martedì, o un mercoledì, lunedì, non lo so. Si deciderà sono più avanti. Magari ecco. Questo argomento potremmo decidere nella prossima live. Intanto, vi porto, porto persone su Twitch. In modo tale che, che più ci sono, più ci divertiamo insieme. A me piace un casino. Mi piacciono veramente da morire queste live. Ogni volta che passa, più voi scrivete, più a me piace. Anche se scrivete cazzate, mi piace sempre tantissimo. Ottimo. Fare la sub il mio canale. Poi la toglierò. <ride> va benissimo, <ride> va benissimo, ok. Eh, allora, ci, cioè, eh, parlare di Dark Souls... Io, raga, veramente vi vorrei parlare di Dark Souls in un altro giorno, così a caso. entro magari in live e dico, ragazzi, vi parlo di Dark Souls e di quanto è figo Dark Souls. Mamma mia. Ma intanto concentriamoci su World of Warcraft. Che poi la fase di livellaggio, tenendo sempre conto del tema di, di oggi. Sabacc No Eden, maledetta Sabacc, io la adoro, però... Cavoli, ragazzo mio. Sei pronto Sabacqua è the Elder Ring? Perché appena esce the Elder Ring io mi apro un altro canale Twitch, un altro canale YouTube faccio solo the Elder Ring. Se esce. Ok, parentesi chiusa, parentesi chiusa. E... Anzi, sapete cosa vi dico? Sto morendo dal mal di testa. Eh, buonasera Gibbera, abbiamo appena finito, abbiamo, io sono distrutto. E a sto punto io vi saluto. Noi ci vediamo sabato sì, giovedì prossimo, sempre alle 22. Magari riesco a far portare l'altro sardo, in, in live. E chissà che ci divertiamo. Voi comunque continuate sempre a scrivere che mi piace un casino interagire con voi. L'ho fa, fatto apposta questo Twitch per interagire con chi stava, stava sul canale di YouTube. Ciao, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo giovedì, sempre alle 22 qui. Sempre se non muoio, se muoio sicuramente non ci sono. Proprio il resto. Ciao Cicci.